come un attimo immenso, ogni istante di vita, ogni istante di morte per ciascuno è tutta la natura di Buddha concentrata in quell'istante. Cosa posso dire una cosa? Sì. Cioè, tu parli ogni istante di vita, ogni istante di morte, se ho capito bene, è come se comunque potessero in qualche modo anche coincidere, cioè, anche se no io qui non capisco, nel senso, se la morte ha una durata, vorrei vedere che in qualche modo è contemporanea alla vita. Allora, solo mi chiedo se qui questa parola cessazione della vita, che noi teniamo come decesso, in giapponese, non può avere un'altra sfumatura, cioè perché se la morte qui è semplicemente decesso, cioè qui finisce la vita, allora Certo. non so come appare chiaro almeno. Estinzione o cessazione, non ricordo qui che kanji usi. Non usa kanji, Ah, è tutto mezzo hiragana? mezzo, sì, è proprio. Fine. È l'acqua e il fuoco. L'acqua cosa fa? Sì, Spegne il appunto. fuoco. L'ideogramma già, l'acqua e il Quindi fuoco. però io leggerei come mi pareva che tu in qualche modo potessi intendere, ogni istante di vita è vita e morte, perché ogni istante in qualche modo si Una chiude, è morte, anche una mezza morte. E morte, in quel senso mezza però è, dico, intenzionalmente, cioè tiene nella sua intensità la totalità, un po' come l'attimo immenso di Ciano. morte. No, infatti, no, è solo che qui non nel testo Non c'è la parola risultava. cessazione della vita. Magari bisogna Qui dice in dire cosa vuol giapponese questa fine per il giapponese, cosa vuole dire, sempre. mezzo to yutoki, mezzo no hoka ni mono nasi. Mezzo to yutoki. Quando dici di estinzione, non c'è altro che estinzione. Qui è estinzione nel senso appunto non della vita, qui non Ma vuol no, dire non della estinzione, vita però biologica. questa parola viene, credo, ecco, venga un po' purificata da come la comprendiamo noi sempre in relazione a un suo opposto, no? È che in quel momento è quel momento. Quindi non intendo come momento, come forza finale in cui io, in questo No, senso, no? in Che questo io senso decido è. del decesso No, che. no, infatti. No, quello che posso chiedere. Che fa dare tutt'altro senso anche a quel momento del decesso. Qui Tollini, stavo leggendo come traduce lui. Tollini scrive: concepire di passare dalla nascita alla morte è un errore. La nascita è uno stadio di un unico tempo che ha già un prima e un dopo. Per questo nel buddismo si dice che la nascita è non nascita. L'estinzione, il mezzo, e Tollini in nota scrive, cioè la morte, è uno stadio di un unico tempo che ha già un prima e un dopo. Perciò si dice che l'estinzione è non estinzione. E qui c'è questo continuo contraddittorio dei termini. Ogni istante di vita è in se stesso già morte, ma anche la morte è dimensione di shoji, di vita e morte. Dobbiamo uscire dalla concezione ordinaria che contrappone irrevocabilmente, irriducibilmente un lasso di tempo che chiamiamo vita da una distesa che è infinita o che non ci riguarda più, che è al di là del tempo e dello spazio, che chiamiamo morte. Questo istante, questo taglio, in realtà c'è in ogni istante di vita. Anche se ovviamente è meno drammatico il passaggio da questo secondo a quest'altro rispetto a quello del mio ultimo respiro, ma da un punto di vista, e qui è il solito discorso del passaggio dalla visione soggettiva, finché io penso solo a me e alla mia individualità, quell'ultimo respiro è una lacerazione che non può essere mai ricomposta da nulla. Se io invece penso dal punto di vista dell'evento, del morire, di ciò che accade, della natura di Buddha, dell'illuminazione, allora quello è uno degli infiniti momenti in cui l'illuminazione si dà. È il discorso che abbiamo fatto anche altre volte, del rapporto tra l'onda e l'oceano. Se io penso e isolo l'onda e voglio che solo quell'onda lì possa durare infinitamente oppure non estinguersi su bagnasciuga, allora quando l'onda si estingue non so cosa fare e cerco di proiettare in un al di là magari una speranza, una consolazione, una risposta. Se
Se io invece riesco a vedere che quell'onda è manifestazione locale, contingente, temporanea, ma di un oceano che si dà nel suo respiro, nel suo andare e venire, allora quell'onda ne nasce e ne muore, o in ogni momento è nascita e morte. Bellissimo. Dice, mezzo mo hito toki no kurai ni te, se lo metti su in questo grado, questo piedistallo, allora dice, c'hai il prima e c'hai il dopo. Se hai messo kurai, kurai è proprio, Sì, se lo metti una su questo trono, base, sul trono del momento, sì. lo assolutizzi praticamente, allora ecco, Quindi la questione è benissimo. riuscire a non pensare in modo assoluto, slegato, cioè la soggettività che nasce e che muore ogni istante, ma aprire questa contraddizione del vivere e del morire e farla diventare la stessa realtà dell'illuminazione. Non, come dice anche Giso, non dobbiamo cercare risposte, ma dobbiamo imparare ad abitare la domanda, trovare la pace nella tensione che si scioglie come tensione perché non è più proiettata verso una risposta che dobbiamo avere. Qui, se vogliamo fare un piccolo esercizio anche di raffronto culturale, il percorso occidentale è un percorso che invece ha fatto tesoro, se vogliamo, anche di questa contraddizione, di questa tensione, cercando proprio la risposta. La tragedia greca, la buona parte anche della riflessione giudaica o ebraica, la filosofia occidentale, sono dei grandi tentativi di elaborazione di risposte di fronte a questo enigma irriducibile. La vita e la morte, il vivere e il morire. Che senso ha morire, nascere se la nascita significa che bisogna morire? Allora tanto valeva non nascere. La grande domanda con cui si apre anche la nascita della tragedia di Nietzsche, quando appunto viene chiesto nel mito greco al Sileno, un essere semidivino, cosa sarebbe il meglio per gli esseri umani? E il Sileno non vuole rispondere, dopodiché lo prendono, lo torturano per co costringerlo a rispondere, e a un certo punto dice: vabbè, lo volete proprio sapere, voi stolti esseri umani, il meglio per l'essere umano sarebbe non essere mai nato. E una volta nato, tornare il più presto possibile nel grembo della terra da cui è venuto fuori. Questa è la consapevolezza tragica del pensiero greco, e tutta la filosofia è un tentativo, se vogliamo, anche di rispondere a questo problema. E volevo dire, il pensiero occidentale elabora anche fruttuosamente, sono pagine meravigliose di letteratura, di filosofia che cercano di confrontarsi con questo abisso. Il buddismo Zen in particolare, invece, offre un'altra strada, non la riflessione accanita, insistita, o nemmeno il dibattito di Giobbe con Dio, o se vogliamo, anche la violenza di certi passi dell'Ecclesiaste, in cui c'è questa domanda di senso che non trova pace se non eventualmente in un rivolgersi ad un totalmente altro, ad un assoluto. Nel buddismo c'è invece il sostare nella domanda, ma far diventare quella domanda lo spazio di un altro modo di abitarla, di un altro modo di stare nel vita-morte, nel vivere e morire. Quindi non è che noi troviamo una risposta diversa o nuova alle nostre domande occidentali, ma troviamo un modo nuovo di porre la domanda e di stare in essa. Mi verrebbe da dire così. Sì. Scusa, non è che se noi pensassimo veramente che tutti siamo Dio, a me sembra che il significato sia Forse non si sente bene. Non Alzo si un po' sente. la voce. Ah, e tutti siamo Buddha, se noi pensiamo che tutti siamo Buddha, allora non c'è né nascita né morte. Se invece noi crediamo di essere qualche cosa di separato, allora c'è la nascita e la morte, quindi la soluzione, tra virgolette, sta nel staccarsi da questa soggettività e riuscire a sentirsi
o non lo so, insomma. Beh, questa potrebbe essere un modo, ma bisogna stare attenti a non trasformare questo tipo di formulazione in una specie di sfumarsi indistinto che perde anche la specificità della vita. Cioè, è vero quello che dici da un punto di vista del rapporto soggettività-totalità, cioè non dobbiamo prendere la soggettività, l'individualità e irrigidirla al punto da sentirla così separata dal resto che poi resta impossibile viverla. Non possiamo isolare un respiro pensando di poter vivere meglio trattenendolo, perché l'unico modo di vivere è invece lasciare fluire il respiro e poi riprendere l'aria. Quindi, da un lato va benissimo, però dico attenzione a non nemmeno dimenticare la specificità di ogni singolo respiro, adesso uso questa metafora, perché altrimenti pensando che beh in fondo tanto è vero, non c'è soggettività, non c'è individualità, tutto è natura di Buddha, allora anche lì si finisce per non respirare più, perché l'oceano, è vero che l'onda da sola non c'è, ma è anche vero che l'oceano c'è solo perché ci sono tante onde. Quindi quello che secondo me Dogen cerca di tenere insieme è sia questa nostra apertura infinita in un orizzonte che ci mette in contatto, in comunicazione con tutto, ma anche il fatto che è in questa nostra vita qui, così com'è, che noi dobbiamo trovare l'illuminazione, non soltanto in una specie di indistinto mare della totalità che rischierebbe anche di, come dire, sguarnirci da un punto di vista della responsabilità individuale, per metterla in termini etici, che è uno dei grandi rischi della mistica. Io per riuscire a sciogliere il nodo del dolore, del rapporto tra vita e morte, mi riempio talmente tanto di Dio, di tutte le creature, dell'illuminazione, che allora perdo di vista anche la specificità mia o di quel bambino, di quell'anziano, di quella persona che in quel momento ha bisogno di me. Se io posso dire una cosa, sì. Qua, dico, un po' tutta la mia esperienza, no? Che nei testi c'è il richiamo, però di fatto l'orientale ha privilegiato come più fondamentale nel suo esistere la visione che tu hai detto. È meno, che lei ha detto. L'orientale è meno custode di ciò che poi è il limite del momento che vivi, ma questo limite non è un limite contro il non limite, ma è il non limite che è presente nel limite. Ecco, per cui, non so, che la storia giapponese cambia la politica, c'è un capovolgimento di mentalità che avviene molto in breve. In Giappone alcuni anni fa si fumava dappertutto. Il governo ha detto che non si fuma neanche nelle vie di Tokyo e non si fuma più nelle vie di Tokyo. Questa capacità di non frapporre il particolare a quella che è la dimensione che invece è quella, diciamo, appunto, che è chiamata oggettiva, cioè, o quella ampia, universale, no? Quella, la facilità in cui si scioglie ciò che è individuale, ciò che è particolare, e la facilità di aderire a un tutto dove la tua individualità si scioglie, no? L'orientale è il suo valore, però è anche nella sua storia, diciamo, quel clima dove appunto si sono sviluppati quei sensi fatalistici, eccetera, eccetera, dove lì poi non conta praticamente. E lo stesso ne credo in Occidente, con ci siano i principi equilibranti, però è un fatto che lo riesce, soprattutto adesso, questa privacy, no? questa venerazione del privato, al punto che un governante in privato può essere il più grande, diciamo, disordine di questo mondo, però dovrebbe essere capace quindi